Ciao a tutti e benvenuti a Do Yourself Ispirazione. In questo video voglio farvi vedere ancora una volta come fare una sciarpa per l'inverno, che sarà molto molto morbida. Ho usato questo colore verde, petrolio, non so come definirlo, da questa collezione della Volke Egenbart, colore Urban Roots, ed è un gomitolo da 50 grammi, quindi 60 centimetri, con una lana che è praticamente tutta lana vergine. E ho utilizzato un ago grosso come questo che è da 12 e l'ho fatto praticamente tutto con le maglie basse, quindi è molto facile e molto utile per soprattutto chi ha appena iniziato a cucire all'uncinetto. E vi farò vedere appunto ora come funziona e come si fa tutta la chiusura, eccetera. Ho utilizzato anche naturalmente un metro di questi da Sart, un ago di questi che è appunto quello grosso per cucire all'uncinetto. E una spilla che per esempio ho utilizzato per segnare, diciamo, dove sono arrivata, e naturalmente delle forbici per tagliare il mio filo. Ho utilizzato quattro gomitoli e ora partiamo. Partiamo quindi con una catena di catenelle, quindi di punti a catenella. Non misurerò, cioè non conterò quante catenelle faccio, ma voglio praticamente misurare alla fine quante me ne serviranno in base alla lunghezza della mia sciarpa. Per questo appunto qui dietro il metro e vedete che appunto dipende anche quello da quanto voi volete fare lunga la vostra sciarpa. E, come vi dicevo, uso questa lana che è quella Urban Roots, quindi la collezione della Urban Roots, e invece che utilizzare questi che dicevano loro dall'8 al 10, utilizzo un ago più grosso che è il 12. Così che possa essere proprio veramente più morbida. Faccio quindi prima questo nodo e, come vi dicevo, faccio tutti i punti a catenella per tutta la lunghezza desiderata. E vado avanti così finché raggiungo la lunghezza desiderata. Ecco qua la mia catena. Posso quindi misurarla e vi faccio vedere. Vedete, questo è il mio metro. E ho fatto, questo è l'inizio, che lo metto appunto ovviamente sullo 0. 50, 100. E io ne ho fatto circa 1,30. E io ne ho fatto esatto 1,32. E ora faccio, vedete? Ora devo comunque andare avanti, quindi rinfilo il mio ago dove avevo smesso. E ora voglio fare tutta la mia catena, vedete? Praticamente al contrario, quindi tornando da destra verso sinistra, ed è per questo che ora la posiziono prima sul banco, in modo tale che non ci siano nodi, che tutto sia nella stessa direzione, quindi non ci siano delle parti della mia catena che sono state girate su se stesse. Quindi prima di tutto mi assicuro questo, ovviamente. E ora devo prima di tutto unire l'inizio e la fine della mia sciarpa, perché sarà esattamente una sciarpa a tubo. Quindi per l'unire, vedete, metto l'ago nella prima maglia che avevo fatto, nella prima catenella, quindi, e semplicemente passo attraverso tutte e due. Ed ecco qua tutta la mia catenella, tutta la mia catena di catenelle unita. Pronti per iniziare con il primo giro di maglie basse. Vi faccio vedere, quindi si fa così. Prima una catenella per poterci alzare un pochino e vedete, questa è la prima catenella. Quindi io metto qui la prima maglia bassa. Quando ne ho due sull'ago, faccio un giro, vedete, e faccio passare il filo attraverso i miei due. Uno. Vedete? Ne ho due sul lago
e ora prendo il filo e lo faccio passare attraverso. Queste sono le maglie basse. Faccio passare attraverso. E di nuovo. E così via. Vedete? È comunque un punto che ci permetterà di avere una sciarpa piuttosto morbida, ma allo stesso tempo compatta. E faremo lo stesso, quindi andremo avanti così per tutta la nostra sciarpa praticamente. Vi faccio vedere quindi alla fine del primo giro ora come si farà per passare poi al secondo giro. Questo è veramente il punto più facile che si ha nel cucire all'uncinetto e vedrete appunto come potremo finire. Ecco qua, primo giro fatto e come vi ho promesso siamo alla fine. Chiudo quindi, vedete? Resta questo buco e questa è la catenella di prima. E io voglio quindi chiudere il giro tra praticamente con la prima maglia bassa che avevo fatto del nostro giro. Per cui metto che è esattamente questa e vedete? Chiudo così. Non è una maglia bassa, ma è praticamente una catenella. Ecco qua, vi faccio rivedere. Metto il mio ago praticamente tra la prima maglia bassa e la mia catenella e faccio passare così. E ora posso cominciare con il secondo giro. Sempre con una catenella per salire e poi maglia bassa. E di nuovo ripassiamo con un altro giro sempre di maglie basse e vi faccio vedere di nuovo. Questo sarà il punto in cui potrò mettere l'ultima maglia bassa prima della catenella e lì, vedete dove ho proprio messo ora il dito, sarà il punto in cui farò la chiusura. Vedrete sempre quando finisce il vostro giro di maglie basse che a quel punto troverete una catenella, che è l'inizio ovviamente del nostro giro. Se vi serve un punto o comunque un'indicazione di quello che è l'inizio del nostro giro, come vi ho fatto vedere prima, potete aiutarvi per esempio con una spilla da baglia e fissarla così. Ecco qua ragazzi, questo è il risultato dopo vari giri. Ne ho fatti 16 e ora posso finire, diciamo, la mia sciarpa. Come vedete mi sono aiutata con la spilla da baglia, come vi dicevo, per fare questa marca. E ora, vedete, posso praticamente capire dove finire il giro. Ovviamente ora la tolgo e voglio finire il mio giro in questa posizione. Così. E ora faccio un'altra catenella e metto, esatto, sempre in questo punto la mia spilla da baglia. Così che so dove ho iniziato il mio giro. Per finire questa sciarpa cerco di fare un altro punto ora che è un po' più stabile. Quindi che in modo tale che appunto la mia sciarpa sia stabile e per questo faccio tutte delle catenelle. Guardate qua. Faccio questa costruzione con delle catenelle esattamente praticamente integrandole nelle maglie basse di prima. Così che appunto la mia sciarpa resti stabile e posso farlo su tutta la lunghezza della sciarpa e vedete di nuovo sono arrivata al punto della spilla da baglia, quindi sono alla fine del mio giro. Posso ora tagliare il mio filo a circa 10 cm dalla fine della mia sciarpa. Rimuovo l'ago, quindi tirando semplicemente, rimuovo la mia spilla da baglia. E ora con l'ago
che avevo fatto vedere prima, quello grosso per l'uncinetto, posso infatti finire questo lavoro. Quindi infilo la mia lana in questo agone, vedete? Non è un ago normale, come avete visto, è molto più spesso e naturalmente non ha una punta appuntita, ma è tonda. E ora, vedete, questa era la prima catenella, vado lì sotto e cerco di fissare il mio filo così. Vedete? Cerco di praticamente riprodurre la stessa struttura che avevo prima e se vedete ora sono già tornata ad avere questa struttura come se avessi fatto una catenella con il mio uncinetto, ma invece la sto facendo con questo ago. Però vedete? Così non si vede. E lo faccio per un po', praticamente tornando indietro, così che possa fissare bene il mio filo. Questo vedete è il retro e in questo modo cerco di nascondere il pezzo, insomma il pezzetto di lana che mi è rimasto. Vedete? Faccio un pochino su e giù così in modo che posso nascondere la mia cima che è rimasta. Uop. E tiro, tiro, tiro. Mi raccomando, non tirate troppo. E ne faccio ancora un pochino. E direi che possiamo andare anche un attimino nell'altra direzione. Così che il filo non possa più muoversi di lì. E ultimi, torniamo ancora indietro, è un po' come un serpente, vedete ora. E naturalmente quello che mi avanza lo taglio. Ecco qua, la mia sciarpa è finita. Naturalmente questo è l'inizio, quindi se volete potete anche nascondere quello, sempre con l'ago come ho fatto vedere ora per la fine. E vedete che la parte iniziale e finale è esattamente con queste catenelle e tutto il resto è fatto con le maglie basse. Credo che sia molto semplice da fare ed è veramente carino, il risultato che avete, vedrete, sarà molto molto soddisfacente e avrete una sciarpa molto calda. Spero che questo video vi sia piaciuto, naturalmente scrivete qui sotto i vostri commenti e ci vediamo alla prossima volta con nuove idee insieme. Abbonatevi e continuate a seguirci, mi raccomando. Alla prossima ragazzi, ciao!